Due mesi or sono, attraverso una video intervista, abbiamo scoperto una realtà molto importante, il Centro Missionario Diocesano, organismo di primaria importanza il cui locale è stato inaugurato stamane presso la sede diocesana della Caritas a San Benedetto del Tronto, in località Ponterotto. Si tratta di una realtà che ha lo scopo di sostenere e coordinare la pastorale missionaria sul territorio diocesano e in tutto il mondo, in cui il Vescovo è il principale responsabile della vita missionaria. Proprio il nostro Vescovo ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione, affermando l'importanza del centro nonché quella della famiglia come luogo e centro di preghiera, mantenendo viva la fede cristiana. Sua Eccellenza Monsignor Gervasio Gestori ha ringraziato anche Don Nicola Spinozzi, direttore di una struttura formata dall'economato, dalla segreteria e dai responsabili POM, Pontificie Opere Missionarie, riguardanti settori adulti famiglie, consacrati, ragazzi, opera San Pietro Apostolo e giovani. Una realtà che si basa su tre parole chiavi molto importanti: animazione, collaborazione e cooperazione, operando insieme agli altri e non in maniera isolata. Dopo il momento di preghiera è arrivata l'inaugurazione ufficiale della sede con la benedizione del nostro Vescovo. Un momento davvero molto interessante e soprattutto condiviso, in cui Monsignor Gestori ha raccontato ai presenti la sua esperienza missionaria nel mondo, tra America Latina, Africa, Medio Oriente e Sud-Est asiatico, indicando sulla carta geografica i paesi toccati. La cerimonia si è conclusa con il buffet e con la consegna dei vademecum agli iscritti, in una giornata di notevole rilevanza per la nostra diocesi. In conclusione, ascoltiamo le parole di Don Nicola Spinozzi. Eccoci all'apertura di questo centro missionario della nostra diocesi, un centro che ha nel cuore l'animazione missionaria, un'animazione che deve arrivare a tutte le persone. Ci sono tantissimi collaboratori, volontari che ci aiutano, ognuno con una specificità. Ma vorrei sottolineare in questo momento un'iniziativa importantissima promossa dalle Pontificie Opere Missionarie, l'Opera di San Pietro Apostolo. Ecco, dona un prete, l'adozione di un seminarista in terra di missione. Stiamo cercando di, ecco, sensibilizzare le persone a che cosa? Ad adottare questo seminarista che poi diventerà sacerdote, presbitero a Dio piacendo, in terra di missione e annuncerà il Vangelo di Cristo a tutte le persone che incontrerà. Questo per il momento è un'iniziativa, è soltanto la prima, ma non l'ultima, ce ne saranno altre, fra cui anche un particolare riferimento ai giovani, alle famiglie e ai consacrati.